Allora, stasera sono senza cravatta, chiedo venia, però le circostanze vanno colte a volte al volo. Benvenuto all'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario all'agricoltura del Buonasera. Buonasera, governo di Matteo Renzi. Buonasera, grazie di essere qui con buonasera, noi. grazie a voi. Sì. Onorevole, prima di calarci nelle cose locali, ne approfitto, un uomo di governo, il governo in questi giorni con questo voto di fiducia sulle unioni civili. Indubbiamente, come ho avuto modo di fare un apprezzamento pubblico, almeno dal mio osservatorio, indubbiamente ha riallineato l'Italia ai paesi più evoluti d'Europa, mettendosi in linea anche con i diritti civili, diciamo, perché alcune cose, salvaguardando talune cose, taluni paletti che sono stati posti, che probabilmente non secondario è stato l'apporto degli amici, della compagine dell'area popolare che è presente nel governo, ha fatto valere, diciamo, anche alcuni paletti a tutta questa legge. Ma sicuramente questo è stato un dibattito che ha animato il Parlamento in maniera significativa, in maniera importante. È stato un Non dibattito sono le nel scelte Paese, economiche, sono non sono, etiche, cioè, sono quelle che sono scelte che fanno lo toccano Stato, ognuno di dai. noi, la nostra responsabilità, il nostro essere uomini impegnati in politica. E quindi mi E pare anche che la morale e l'etica di ognuno, diciamo. anche dopo il voto al Senato, io avevo avuto occasione di essere in questa sede, Mi ricordo. avevamo commentato per dire che è stata una scelta molto importante, un dibattito molto serrato, milioni di emendamenti, quindi un dibattito che ha toccato tutti i gangli della società civile. Quindi noi riteniamo che questo sia un risultato molto importante, sia un risultato importante perché oggi la larga parte della popolazione italiana ha ritenuto che era ormai arrivato il tempo per avere una legge innovativa, per avere una legge moderna, per fare questo passo in avanti sul piano dei diritti civili e quindi riteniamo che sia sacrosanto e giusto quello che il Parlamento ha fatto. C'è stato un dibattito molto serrato anche all'interno del nostro Certo. mondo, che poi è il mondo cattolico. Abbiamo messo, questo è anche il figlio, la legge è figlia di un accordo che è stato fatto all'interno della maggioranza, è un accordo dove ognuno ha posto alcuni limiti, Condizioni. alcune condizioni. Per quanto ci riguarda noi non abbiamo fatto mistero, noi abbiamo detto no all'adozione delle coppie omosessuali, quindi, e noi abbiamo detto no alla stepchild adoption. Queste sono state due paletti che poi abbiamo rispettato. Qualcuno ha detto anche all'interno del nostro schieramento che comunque si era aperto un varco, però noi vogliamo stare ai fatti, vogliamo stare alla legge. Oggi il ministro Costa in maniera molto chiara ha detto no alle interpretazioni giurisprudenziali, alla giurisprudenza creativa. Questo è un tema molto delicato che non deve ulteriormente lacerare il paese. Dovevamo consegnare al paese una legge giusta, una legge che sancisse i diritti delle coppie omosessuali. Quindi non c'è dubbio che a tutto questo noi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra area politica, abbiamo detto, già abbiamo fatto passi in avanti, significativi passi in avanti sulla legge di stabilità, vogliamo che anche pari sollecitazione, pari impegno da parte del governo ci sia a favore delle famiglie più numerose. Noi abbiamo presentato un disegno di legge in Parlamento che comprende una serie di iniziative a favore delle famiglie e vogliamo che tutto questo possa avere un percorso, un iter, quindi tale da, non dico da compensare, ma dare il senso che il matrimonio per noi è quello. Chiaro. Tra un uomo e una donna, dove ci sono i figli, che c'è bisogno di investire sull'educazione, sull'istruzione, quindi noi vogliamo dare anche un senso alla nostra politica per la famiglia. Ricordo, ero ragazzino, quando fu introdotto il divorzio in Italia, no? Una grande battaglia che vide l'Italia spaccata quasi in due, diciamo. Però quello fu un momento topico, diciamo, della storia repubblicana e civile della nostra Italia. Qualche anno dopo ci fu qualcuno che disse una cosa che mi è rimasta sempre impressa nella memoria, che nel tempo, storicamente, uno degli statisti più importanti che si potrebbe ricordare del XX secolo per la nostra Italia, per la storia repubblicana, potrebbe essere non già
Giulio Andreotti, seppur per la sua lunga storia da statista, diciamo, ma Marco Pannella. Mi pare che l'occasione, no, ma è l'occasione. Anche questa, questo qui è stato un momento l'occasione del compleanno, gli 86 anni, c'è tutta la gente, la società, tutti coloro che l'hanno conosciuto, quelli che non hanno condiviso soprattutto alcune sue battaglie. Cioè, oggi loro stanno portando avanti alcune iniziative sull'eutanasia che noi certamente non condividiamo, quindi, però va riconosciuto che sul piano dei diritti civili qualche passo in avanti. La battaglia sul divorzio, cioè solo a ripensare, tornare indietro. Quindi oggi diciamo, abbiamo un Papa che fa comunicare i divorziati, che era impensabile prima. Sì, quindi noi non vogliamo, per noi dire, anche la Chiesa, della famiglia, però anche la Chiesa vogliamo, si non bisogna si va essere moderni perché bisogna inseguire le mode. Però oggi, se vai in giro anche nel nostro mondo, nel mondo cattolico, il riconoscimento e l'unione civile era un dato su cui obiettivamente c'è un larghissimo consenso. D'altronde anche gli istituti demoscopici questi ultimi giorni hanno dimostrato che c'è, su questo c'è un larghissimo sentimento da parte della gente, quindi era maturo il tempo, cioè soprattutto avevamo fatto troppo tardi, il Parlamento non aveva legiferato per troppo tempo, e quindi questa è anche la legge, che non è la migliore legge che noi volevamo, non è nemmeno la migliore legge che voleva una parte del Partito Democratico. Ritengo che sia una alta mediazione per dire, insomma, questo è un punto su cui oggi il Paese, a mio avviso, largamente converge. E poi per il resto noi continuiamo a dire che non vogliamo giurisprudenza creativa su questo, è chiaro, anche perché al nostro interno abbiamo delle resistenze. C'è stato un dibattito, ricordo il dibattito all'interno del gruppo parlamentare di Area Popolare, è stato un dibattito molto vivace, ma recentemente poi abbiamo fatto la nostra espressione di voto, quindi insomma mi pare che anche questo è un merito di questo governo, che poi tutti parlano, ma questo è un governo che ha segnato alcuni passi, alcuni punti importanti, fondamentali, significativi, e ritengo che questo sia un bel passo in avanti. Il problema delle unioni civili è molto sentito nelle metropoli, no? Milano, Torino, Napoli, Milano, no? Quanto è casuale e quanto è dato al tempo essere alla vigilia di una competizione elettorale molto difficile per il governo Renzi proprio nelle metropoli che ho citato? Questa casualità di questo. Ho detto che era cattiva la domanda e la riflessione. No, penso, però, anche perché è stato un. No, ma siccome era un problema dibattito che ci trovavamo appresso da 30 anni, guarda caso, d'amblè. Il governo pone la fiducia su un problema così che io ho equiparato al divorzio, diciamo, dell'inizio degli anni 70. Diciamo, qui con una maggioranza bulgara, no bulgara, una maggioranza, un voto di fiducia, il governo d'amblè chiude la partita. No, ma non dimentichiamo, non dimentichiamo i passaggi parlamentari, non dimentichiamo che sono stati 30 anni che se sono ne scritti parla, fiumi d'inchiostro, ma in questa legislatura, cioè, non dimentichiamo i diversi passaggi parlamentari, Senato, Camera. È stato assolutamente casuale. Cioè, era ora di chiudere questa partita. Cioè, quindi, insomma, io direi, voler dire che è stata mortificata la partecipazione, mortificata la democrazia. Cioè, abbiamo avuto manifestazioni in piazza, abbiamo avuto in Parlamento, ci sono state milioni di emendamenti, quindi insomma, obiettivamente la ciliegina sulla torta è stata l'astensione di 5 Stelle in questo, ma obiettivamente mi pare un errore politico quello, cioè, vabbè, cioè, sul piano della strategia politica mi sembra un errore, perché un poi autogol. Voler dire che noi comunque abbiamo condiviso, ma perché è stata posta la questione di fiducia, sono tutte sottigliezze, alla fine viene registrato il fatto che il loro voto manca. Assolutamente, così assolutamente. Senta, parliamo di Area Popolare. Area Popolare che adesso a livello territoriale si declina, ecco, come Area Popolare Caltagirone, no? No, noi abbiamo fatto un'iniziativa, non abbiamo detto che c'è uno spazio, diciamo, nostra, in ogni realtà comunale dove ci la sono la posizione. Noi abbiamo detto oggi c'è una posizione che si è espressa largamente nel comune di Roma, dove Fratelli d'Italia e la Lega stanno insieme, hanno volutamente escluso Forza Italia, e noi abbiamo detto che tra questa
posizione di estrema di destra e populista e la posizione del Partito Democratico, c'è lo spazio per un'area popolare, un'area che la culla, proprio Caltagirone può essere l'emblema, la culla di questo popolarismo, e quindi c'è un'area dei moderati che va ricomposta, che è largamente maggioritaria a nostro avviso nel nostro paese, che vuole riportare la politica della serenità, della famiglia, delle, tutte le cose di cui abbiamo parlato, ed è chiaro che tutto questo dovrà diventare un grande movimento politico. Noi siamo partiti dalla, sul piano nazionale, siamo partiti dai gruppi parlamentari, abbiamo unito i gruppi di NCD e di UDC, quindi oggi è il gruppo di Area Popolare, stiamo allargando come movimento politico alle formazioni civiche, a Tosi, tante altre formazioni che si stanno aggregando, vogliamo ricreare l'area popolare. Ci fa parte di questo mondo? No, non fa parte da Baci. E poi il tema vero è, avevamo l'imminenza, prima di far partire il nuovo soggetto politico, c'era l'imminenza delle leggi, delle elezioni amministrative. Per questo abbiamo deciso, per quanto riguarda soprattutto la parte di NCD, ma allargata ai tanti movimenti civici, abbiamo deciso in ogni città di unirla al nome popolare, Milano Popolare, con Lupi che guida la lista di Milano Popolare, Roma Popolare, dove il ministro Beatrice Lorenzin è impegnata in prima persona. Abbiamo fatto Napoli Popolare a sostegno del sindaco Valente, poi abbiamo fatto a Caltagirone, abbiamo fatto la lista di Caltagirone Popolare, che vuole dare un segnale. Caltagirone Popolare libero e forte, l'appello di Sturzo in questa città, seguendo proprio l'esempio più emblematico dell'espressione del popolarismo, e quindi l'abbiamo voluto fare qua a Caltagirone, dove abbiamo volutamente scelto di fare una lista, cioè una lista largamente rappresentativa. Abbiamo scelto volutamente un candidato, cioè una città con 6 candidati sindaci ha un solo candidato donna, e noi abbiamo voluto scegliere, abbiamo visto che gli altri 5 candidati erano un uomo, abbiamo voluto dare anche un segnale, una donna, un professionista, e quindi abbiamo scelto una lista, abbiamo scelto un candidato, e ci siamo convinti della eterogeneità. Cioè sono non solo certamente liste omogenee quelle che sono state formate, hanno avuto una difficilissima gestazione le liste, quindi in ogni schieramento politico. Allora noi abbiamo detto è meglio scegliere un sindaco, una sola lista, e puntare tutto, forse questo dobbiamo rimarcarlo e dirlo alla gente. Oggi non serve dire il candidato sindaco è sostenuto da 5 liste, perché poi alla fine decide la gente, e oggi la legge elettorale siciliana ci permette di scegliere il sindaco, cioè il sindaco indipendentemente da come si vota al consiglio comunale. Noi non sfugge a nessuno che alle elezioni amministrative ci sono ragioni di carattere parentale, amicale, quindi insomma entrano tanti fattori, in ogni famiglia c'è un candidato, però sul sindaco cioè il cittadino può esprimere una preferenza, anzi deve esprimere una preferenza. Quindi noi siamo convinti che oggi l'unica vera novità di questa competizione elettorale a Caltagirone sia il sindaco Giannetto, obiettivamente poi l'altra novità è rappresentata da 5 Stelle. Io dico non ci sono, quindi la vera novità è la dottoressa Giannetto, che è una professionista che si mette a servizio della città. Cioè io vado in pensione, non ho più nulla, ho avuto tutto dalla mia esperienza professionale, ho avuto le mie gratificazioni, ho avuto le mie soddisfazioni professionali, mi metto al servizio della mia città, non chiedo nulla alla città, mi metto al servizio della città. Mi pare questo sia veramente, cioè io il primo grazie lo direi alla dottoressa Giannetto, che si è messa al servizio di un progetto politico, sì, ma si è messa al servizio della città. Quindi questa è la vera novità. Se pensiamo che alcuni dei candidati, cioè come se stessimo tornando, cioè la macchina del tempo, come se fossimo, se stessimo tornando indietro di 15 anni, cioè gli attori sono sempre gli stessi. Oggi sembra un film già visto, purtroppo, senza entrare nel merito delle persone tutte meritevoli di apprezzamento sul piano personale, persone tutte degne di stima, ma sul piano politico è un film già visto, cioè quindi insomma è un déjà vu. Quindi oggi obiettivamente l'unico che può interpretare con freschezza un mandato amministrativo, con magari ammettendo
qualche limite iniziale, perché c'è nessuno, uno che non ha esperienza amministrativa, ma mettendo la sapienza del buon padre di famiglia, della buona madre di famiglia, della buona amministrazione, sapendo che c'è una situazione, che non può esserci un comune dove 5 mesi il dipendente comunale non ricevono lo stipendio, non può esserci un comune dove i servizi non siano assicurati, dove non si faccia un progetto per la mobilità, per la sicurezza urbana, dove non ci sia un'efficienza dei servizi a rete. Cioè, quindi, mi pare che il buon senso, il buon padre di famiglia, la buona madre di famiglia, tutto questo oggi obiettivamente penso che sia il progetto attorno a cui si può costruire un'area politica. Io sono molto fiducioso, devo dire, sono reduce stasera dall'apertura del comitato elettorale, c'era tanto entusiasmo, tantissima gente che voleva manifestare l'attestazione di stima, di affetto. C'è anche molto spesso, ci ho visto tanta gente, avevo pensato di votare, di protestare con un movimento politico che incarna la protesta, e invece mi avete dato l'opportunità di avere un candidato su cui incanalare il mio voto, cioè quindi invece di farlo diventare un voto di protesta lo faccio diventare un voto di proposta utile, lo faccio diventare un voto che si mette, che cerca di interpretare oggi quello che è il buon senso del cittadino di Caltagirone. Va bene, avremo occasione di approfondire. Io credo che nei prossimi giorni, restano una ventina di giorni ancora a disposizione di campagna elettorale, credo che il sottosegretario all'agricoltura, il dottore Giuseppe Castiglione, sarà presente qui in loco. Anche su Gran Michele avete un progetto politico che state seguendo, oppure? Beh, noi abbiamo fatto un'intesa con il Partito Democratico, cioè sull'avvocato Piccolo, quindi c'è ospite in questa serata stasera, c'è un accordo, quindi speriamo di anche là di avere ragione su un candidato, soprattutto là c'è una coalizione politica, abbiamo riproposto un modello nazionale, e quindi anche là un professionista, una persona che si mette al servizio della città, quindi io penso che anche quello sarà un'operazione di successo. Senta, dopo questa tornata elettorale amministrativa, che sarà un test molto importante, credo, no? Lo aspettano tutti per vedere cosa fare, in particolare in Sicilia, credo che tutti siamo attenti ad analizzare tutto quello che accadrà tra il 5 e il 19, diciamo, no? Per i ballottaggi, perché diventa un test importante. Io penso che questo test sia sempre comunque un test da analizzare, sia un test importante, non darei grande enfasi, perché se c'è un dato, un tratto essenziale, significativo di questa competizione, di questa fase della formazione delle liste, non c'è dubbio che è stato quello del civismo esasperato, cioè della proliferare delle liste civiche. Cioè, obiettivamente si è lavorato poco su un progetto. Quello che emerge in maniera molto chiara è che il Partito Democratico deve prendere atto oggi che ha una divisione interna molto alta, cioè quindi c'è una frammentazione, e invece c'è questa voglia diffusa che bisogna comporre, bisogna mettere di creare un'area dei moderati. Io penso che in Sicilia, senza essere interprete di chissà quali disegni, in Sicilia non si vince senza l'area moderata. Chiunque decide non può prescindere da un progetto di un'area moderata, dove obiettivamente sulla regione siciliana ci sono molte possibilità. Ci sono di poter avere un progetto pilota in Sicilia del Partito della Nazione? Noi ci sono due passaggi fondamentali. È troppo presto, io più che alle elezioni amministrative guarderei al referendum noi assieme al Partito Democratico siamo tra coloro che hanno voluto questa riforma, che anche in questo caso, come dicevamo per le unioni civili, quindi vi adopererete anche voi per i comitati del SID? Assolutamente sì, cioè, noi abbiamo votato, abbiamo detto non è quello che noi avremmo voluto, però non c'è dubbio che dopo tanti anni che si parla di bicameralismo perfetto, di una legifera, cioè si legifera con molta lentezza, quindi che c'era bisogno di superare il nostro bicameralismo, cioè quindi oggi c'è un nuovo ruolo, un rapporto già armonizzato con le regioni. Noi sappiamo oggi molto spesso, io il coordinamento e l'assessorato del Ministero dell'Agricoltura con gli assessori regionali, so cosa significa varare un decreto con le 21 regioni che sono tutte d'accordo.
d'accordo, cioè, è già, quindi invece tutto questo sarà superato, avremo modo di parlarne, però il dato politico più significativo a mio avviso dopo le elezioni amministrative sarà il referendum, quello è certamente un dato da poter leggere, e da quel momento in poi si aprirà la stagione delle elezioni politiche, delle elezioni amministrative, delle elezioni regionali, cioè apre una grande stagione elettorale. Va bene, chiudiamo questo spazio. Grazie all'onorevole Giuseppe Castiglione. Grazie a voi. A presto, rivederla. Buon lavoro. Grazie. Buonasera. Alla prossima, grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.